Ecco fatto. Sì, questo è Zeta la formica. Sì. Per tutta la vita ho vissuto e lavorato in una grande città, il che, ora che ci penso, è piuttosto un problema, visto che mi sento sempre a disagio tra la folla. Sul serio, ho questa paura degli spazi chiusi. Tutto mi fa sentire in trappola, in continuazione. Sa, mi dico sempre che deve esserci qualcosa di meglio là fuori, ma forse penso troppo. E io credo che tutto risalga al fatto che ho avuto un'infanzia molto ansiosa. Sa, mia madre non aveva mai tempo per me. Insomma, quando si è il figlio di mezzo in una famiglia di 5 milioni, non riceve nessuna attenzione, voglio dire, com'è possibile? E ho sempre avuto questa storia dell'abbandono, sapesse che mi affligge. Mio padre era fondamentalmente un fuco, come le ho detto, e sa, spiccò il volo quando io ero ancora una larva. E il mio lavoro poi non mi faccia incominciare perché io mi irrita molto, vede? Io non sono tagliato per fare l'operaio, glielo dico subito, mi sento fisicamente inadeguato. Io in tutta la mia vita non ho mai sollevato qualcosa che andasse oltre 10 volte il mio peso corporeo. E arrivando al dunque, maneggiare la terra, ecco, non è la mia idea di una carriera gratificante. È tutta questa colata di entusiasmo per il superorganismo che io, sa, non posso capire. Ci provo, ma non la capisco. Insomma, sa, io cos'è? Io dovrei fare tutto per la colonia. E che ne è dei miei bisogni? Che ne è di me? Insomma, devo credere che esista un posto là fuori migliore di questo. O mi raggomitolerei in posizione fetale e piangerei. L'intero sistema mi fa sentire insignificante. Eccellente. Hai fatto un grosso passo in avanti. Sul serio? Sì, Zeta. Tu sei insignificante. Davvero? Quando finisce Zeta, te lo scrivo io dopo. Sempre Shark Tale sta qua. Sì, sempre Shark Tale. Operaio.